il confronto culturale, il dialogo culturale, lo scambio culturale costituisce un mutuo arricchimento per tutti, per ciascuno nella comunità internazionale, che va a beneficio di ciascuno. È una condizione che ha forti e solidi precedenti nella storia. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha segnato l'inaugurazione della 13ª edizione del Forum delle Città Creative dell'UNESCO a Fabriano. La presenza del Capo dello Stato nelle Marche ha impreziosito un evento già ricco di prestigio, vista la presenza sul territorio marchigiano di oltre 200 delegati in rappresentanza di altrettante città provenienti da tutto il mondo. La presenza del Presidente della Repubblica all'apertura dei lavori delle Città Creative qui a Fabriano è stato il suggello di una bellissima operazione che abbiamo inseguito insieme al Comune, insieme ovviamente a Francesca Merloni, fin dall'inizio. Prima la competizione per averla, oggi è, qui si manifesta in tutta la sua forza. La presenza del Presidente della Repubblica ne sottolinea il valore e l'importanza. Noi vogliamo fare di queste giornate una grande vetrina, riflettori accesi certamente su Fabriano e sulla sua bellezza, ma insieme a Fabriano tutte le Marche. Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato le città dell'Orsa, cioè il fatto che come la costellazione dell'Orsa Maggiore le città italiane, le marchigiane si sono unite dentro questo progetto offrendo ognuna ospitalità alle delegazioni straniere venute nelle Marche. Il modo per rappresentare al meglio la nostra regione è il fatto che questa manifestazione cade in un territorio che ha fatto della cultura, della creatività, della bellezza infinita la sua identità. Il tema di questa conferenza, una settimana di meeting, convegni e workshop, è la città ideale e come tema prevalente lo sviluppo sostenibile. Grandissima vetrina, il fatto di avere nelle Marche rappresentanti di città di questo pianeta, oltretutto città creative, città dell'UNESCO, città punto di riferimento e leader nella loro azione di governo locale, è per noi il raggiungimento di un obiettivo importante, quello di poter sempre più raccontare e rappresentare quella dimensione della cultura, della creatività, della bellezza come la dimensione dell'identità delle Marche. Creatività che per sua definizione non è un punto d'arrivo, ma è un percorso, una via che stiamo seguendo. Il Presidente della Repubblica presente all'incontro delle città creative UNESCO ha suggellato il valore di questa scelta, il fatto che siamo sulla via giusta, che stiamo lavorando attraverso la cultura e la creatività per restituire alla regione opportunità a tutti i punti di vista, in termini di far conoscere la regione, in termini economici perché la rendono più attrattiva e più facilmente visitabile. Fabriano si è preparata da tempo per accogliere al meglio i delegati internazionali. Insieme a lei anche le altre città dell'Orsa hanno contribuito dando in senso pratico il vero motivo che ci caratterizza in Italia e nel mondo come marchigiani e come italiani: la coesione e la solidarietà pur nelle piccole o grandi differenze che segnano i nostri percorsi di crescita. In un periodo storico che qualche analista illuminato e qualche politico nostrano vuole dipingere come un momento di ascesa di sovranismi e nazionalismi, se non addirittura di chiusura e di muri fra popoli, il richiamo che viene dal presidente Mattarella è chiaro. Il futuro del nostro paese e di questa comunità è nel dialogo, nello scambio di saperi e di esperienze, nella crescita culturale. La tolleranza, dopo tutto, diceva Umberto Eco, si fonda sulla mancanza di educazione. Ci siamo notevolmente educati rispetto al passato, però questo istinto del rifiuto di quello che, essendo diverso, ci può in qualche modo nuocere, e a me giovane può nuocere un centenario, è sempre lì, nelle nostre budelle, quindi bisogna essere pronti attraverso la scuola, attraverso la discussione. Come sempre, l'intolleranza si fonda su una mancanza di educazione.